rapporti con Derval, il commissario tecnico della nazionale, che sembra deciso ad escluderlo dal novero dei convocati per la formazione che rappresenta la Germania. Abbiamo rivisto l'errore di Rubesch, comunque bella l'intuizione del tiro al volo. Vediamo ancora una conclusione di Rubesch, questa volta sul passaggio di Kals, che obbliga il portiere avversario a una parata addirittura in tre tempi per poter contenere il colpo di testa dell'attaccante hamburghese. Eccolo Rubesch, rivediamo adesso il cross di Kals e la deviazione volante di testa di Rubesch, che sarà più fortunato, come si diceva proprio agli sgoccioli della partita, al 42esimo, su azione nata da calcio d'angolo. Ecco Kals, c'è la respinta della difesa avversaria, Magat si impossessa del pallone, allarga ancora Kals, perfetto il suo cross, come anche il movimento di Bastrup, che consente a Rubesch di sbucare da dietro e realizzare il secondo gol. 2-0, l'Amburgo è qualificato per gli ottavi di finale della Coppa dei Campioni, avendo eliminato la Dinamo di Berlino. Il primo piano meritato per Horst Rubesch, del quale rivediamo la bella seconda rete per l'Amburgo sul lungo traversone di Kals.